Bene, allora riaccendiamo i microfoni qui da Radio Rete Edicole perché c'è una piccola variazione di programma. Dovevamo avere ai nostri microfoni Monica Di Sisto, portavoce del TTIP Italia, abbiamo invece l'appuntamento con i metalmeccanici che avevamo programmato alle 11. È con noi Pasquale Lo Iacono da Torino che salutiamo, buongiorno Pasquale. Ciao, buongiorno a tutti. Allora Pasquale, la prima domanda che ti faccio, essendo tu un operaio Fiat, è capire se stai in cassa integrazione o se sei in produzione. Io insieme ad altri 3.000 lavoratori ormai delle carrozzerie, lavoriamo, per chi va bene 3-4 giorni al mese, per cui la cassa integrazione ormai va avanti dal 2011-2012, siamo così, insomma. Adesso con l'arrivo alle carrozzerie del nuovo Maserati Levante si comincia a fare vedere di trarre qualcheduno, ma parliamo di una quantità minima, insomma, non supererà i 1.500 lavoratori. Abbiamo il rischio di cassa completo ancora per molto tempo, per oltre 1.000 lavoratori. Ecco appunto una domanda doverosa, Pasquale, perché di Fiat non parla più nessuno, invece bisognerebbe mettere in evidenza questa stranezza di un'azienda che ha ripreso a vendere senza nessuna conseguenza importante per quanto riguarda i lavoratori italiani. Lavoratori italiani del settore metalmeccanico che sono impegnati nel rinnovo del contratto nazionale e si sono scontrati duramente con Federmeccanica. Hanno trovato proprio un muro davanti, un po' come già fu nella vicenda della Fiat, che invece è uscita da Federmeccanica, ha addirittura inventato un suo contratto. Poi magari ci ritorneremo su questo, ma adesso qual è la materia del contendere con Federmeccanica? Ma sostanzialmente i punti che FIOM e WIRM non ritengono oggi accettabili è quello che non ci sono aumenti salariali sulla paga oraria, insomma. Gli aumenti disponibili da parte di Federmeccanica sono quelli che vanno sulla previdenza integrativa o anziché quella sanitaria, insomma su welfare, sono disponibili a mettere dei quattrini che però sostanzialmente finirebbero per non aumentare la paga oraria dei metalmeccanici, un po' così come in Fiat, insomma, perché noi, lo sapete, noi abbiamo il premio che non incide più sulla paga oraria, ma sono di una tassa, delle licenze. E l'altro punto sono gli orari, sì. Oltre che da parte mia, che parlo tanto per essere chiari, da una posizione della posizione di CGL sindacato, un'altra cosa, la piattaforma che si contesta, va bene contestarla, ma non ha dei punti determinanti che possono mobilitare tutti i metalmeccanici, perché di fatto dentro questo non si contestano le deroghe, non si contesta il ruolo dell'RSU sugli orari di lavoro, è un po' troppo blanda, mi sembra che sia un'unità forzata, che va bene per carità, noi siamo per l'unità dei lavoratori, dopodiché credo che la piattaforma non sia abbastanza forte a poter proseguire una lotta per un contratto vero, insomma. Quindi Pasquale, non è come le altre volte che ci sono 4 ore di sciopero in vista di un aumento della lotta, forse questo sarà uno sciopero così, solo parziale, solo una tantum. Il mio dubbio, la mia paura è questa, sì. Perché se manca una piattaforma che possa davvero unificare i metalmeccanici, che riesce anche a mettere insieme a questo punto non solo più il contratto dei metalmeccanici, ma anche per quelli che sono esclusi come i lavoratori FCA oggi, è chiaro che il rischio che potrebbe esserci è che Federmeccanica apra con un piatto di lenticchie la discussione sul salario e che si venga a chiudere un contratto che
che però di per sé peggiora le condizioni dei lavoratori. Ecco, però non si è mai visto un contratto dei metalmeccanici con un aumento zero o diciamo zero virgola. E, questo dipenderà molto dalla risposta dei lavoratori. Da questa prima giornata, che cosa hai fiutato? Che aria tira? Considerando che è uno sciopero unitario. Guarda, qua in questo corteo, per dirla in verità, come abbiamo provato a contare, abbiamo intorno al 2.500-3.000 lavoratori. Gli scioperi, tieni conto che non è la rottura sindacale, ha pagato un prezzo, non tutti i lavoratori sono disponibili a stare sotto tutte le bandiere, per cui la partecipazione dalle fabbriche sembra buona, i dati sembrano che siano buoni, nella piazza un po' meno, però paghiamo questo scotto, insomma, del fatto che poi a Torino, non avendo il gruppo Fiat dentro la manifestazione, è evidente che c'è, ha il suo peso. Per il resto penso che se, solo continuando la lotta con una piattaforma un po' più vera, si può provare a vedere una piazza migliore, insomma. Certo, senti, io un'ultima domanda te la voglio fare fuori sacco, come si dice, ma non allontanandoci dal tema. Bertinotti dice che il movimento operaio è morto, in questi giorni, in questi giorni sui giornali si parla molto del cambiamento della manifattura, dell'industria manifatturiera dopo la crisi o in queste fasi della crisi. Io però voglio sentire che cosa dice un lavoratore, anche se è un lavoratore in cassa integrazione, è un lavoratore di Torino, perché Torino è la prima città che aveva e ancora mantiene un volto manifatturiero. Qual è appunto il polso della situazione raccontato da un lavoratore? No, il punto della situazione innanzitutto duole che un ex compagno come Fausto dia un giudizio così sbagliato, perché insomma lui il movimento operaio sa come è composto, sa come è composto a Torino, insomma, sicuramente non si è messo in buona compagnia, insomma, se preferisce Formigoni alla classe operaia mi sembra che è un problema suo, e dopodiché la classe operaia esiste, purtroppo molto frastagliata, molto precariato entrato, anche grazie. Siamo di fronte a delle difficoltà serie, perché la crisi è stata usata per massacrare il mondo del lavoro, ma non che la classe operaia esiste, basta andare davanti ai cancelli e vederla quando esce dalle fabbriche con le sue fatiche, o quando escono ormai rovinati anche solo da un centro commerciale. Cioè, la classe operaia esiste, è chiaro, va riorganizzata sotto parole d'ordine, appunto, le parole d'ordine che siano un po' più unificanti che come oggi, no? Insomma, anche oggi i metalmeccanici di solito avanzavano delle proposte, adesso non mi sembra che si parli di precariato, non si parla di nulla, cioè non riusciamo a unificare quello che il mondo del lavoro è, perché ormai è frastagliato, non possiamo non vederlo. E poi il punto è che la classe operaia c'è, e con questo bisognerebbe farne i conti, lo stesso Bertinotti o chi pensa di rappresentare una sinistra dovrebbe tenerne conto. Ecco, appunto, tu hai toccato, perdonami se insisto su questo punto, tu hai toccato l'elemento della rappresentanza, sia dal punto di vista politico che da un punto di vista sindacale. Nessuno sembra rendersi conto più che rappresentare la società reale, le classi lavoratrici e anche i cittadini è un elemento importante della democrazia, e che una volta abbandonati a se stessi poi però possono riservare delle sorprese sul medio e anche breve periodo, e cioè una società che non si conosce è una società che può sviluppare molto caos. Certo, sì. No, ma infatti il lasciare un po' il campo libero, perdendo delle parole d'ordine come l'uguaglianza, il rispetto, la solidarietà,
lo vediamo anche purtroppo anche nelle fabbriche, non è cosa di oggi, ma quello che è il distacco tra classe ormai c'è, è evidente, il razzismo purtroppo c'è, non riusciamo, nonostante tutto l'impegno che ci mettiamo, non riusciamo a incanalarlo in una giusta direzione. È chiaro che tutto questo non unificare una prospettiva uguale per tutti i lavoratori e i cittadini, insomma, porterà a un caos, è vero, la mia paura è forte su questo tema. E evidentemente dobbiamo lavorare di più per costruire una cosa diversa, anche se oggi non ne vedo le condizioni. Certo, certo, Pasquale. Pasquale, io ti ringrazio di questa chiacchierata, ti auguro un buono sciopero e anche, visto che c'è tutta, il proseguimento della lotta.